Buonasera, sono Marco Marchetti, insegno pianificazione ecologica del territorio forestale all'Università del Molise. Raccolgo volentieri l'invito del Presidente, Professor Cannata, a dire qualcosa, a proporre qualcosa su quello che ci aspetta nel futuro, speriamo molto prossimo, alla ripresa dopo questa pausa forzata e inaspettata. Sono davvero convinto che possa essere una bella opportunità per un cambiamento di paradigma. Anche Papa Francesco venerdì sera ha detto che eravamo convinti di vivere sani in un mondo gravemente malato. E questa malattia era da un lato, è da un lato tuttora, una grande ingiustizia sociale e disuguaglianza tra aree interne e aree centrali, tra periferia e città e metropoli a livello globale, ma anche una forte disuguaglianza ecologica nel pianeta, dove l'omogeneizzazione, la semplificazione degli ecosistemi e la crisi legata ai cambiamenti globali, alla crisi climatica e ai limiti planetari che stiamo superando in tantissime circostanze, ci mettono di fronte per il futuro in maniera molto, molto preoccupante. E allora la speranza è quella di riprendere un obiettivo importante dei decenni passati, che è quello di vedere le aree protette finalmente laboratori di buona gestione del territorio. La responsabilità delle aree protette cresce, è ancora più importante, perché sono le aree del nostro paese che ne ha tante e molto efficaci e molto efficienti e molto capaci di assolvere la loro missione anche con pochi mezzi, aree in cui effettivamente l'equilibrio tra capitale naturale e capitale sociale, tra capitale culturale, storico e narrativo e capitale ecologico è stato conservato e mantenuto e può ulteriormente essere valorizzato, può fungere da grande esempio per l'esterno e per il territorio in genere. Questo come esempio a livello europeo, perché il nostro paese è di per sé un grande laboratorio a cielo aperto per vedere come sia possibile continuare un'equilibrata gestione, vincere la schizofrenia della polarizzazione tra usi del suolo semplificati nel campo agricolo e urbano e uso del suolo abbandonati nelle aree interne di montagna naturali e seminaturali. Dobbiamo riprendere il sapere che abbiamo abbandonato nei decenni passati, riuscire a ricominciare a coltivarlo e a proporlo all'esterno. E su questo le aree protette potrebbero lavorare su tutta la gamma dei servizi ecosistemici che i nostri territori possono fornire, soprattutto quelli delle aree interne. Il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, da questo punto di vista, potrebbe essere un territorio eccezionale per proporre il cambio di paradigma di cui abbiamo bisogno. Grazie e buone cose, buon lavoro.